Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Oggi parliamo di un tema molto caldo, in particolare nella città di Pescara, ma un tema che insomma coinvolge anche il discorso più generale della mobilità urbana, della mobilità sostenibile. A Pescara si torna a litigare sul traffico, che novità! Mi obiettereste, ma siamo ad una fase di scontro per quel che riguarda il progetto già in azione da parte del comune su via Marconi, viale Marconi, che cambia volto. In questi giorni sono appunto in corso i lavori e è iniziata una fase intanto di dibattito nella città e poi anche probabilmente di carta bollata che ne seguirà, di contestazione a questo progetto. Noi in questa trasmissione vogliamo intanto spiegare che cosa sta accadendo, perché sta accadendo e come accadrà questa trasformazione urbana dell'arteria di collegamento tra nord e sud della città, appunto nel tratto di Pescara, insomma della vecchia Pescara, non, diciamo, a sud del fiume. Un asse viario fondamentale per insomma anche la futura mobilità sostenibile. Ne parliamo con un esperto che è il dottor Raffaele Piscitelli, direttore operativo di TUA di Pescara, che salutiamo e ringraziamo perché ci darà appunto l'apporto tecnico rispetto a questo progetto che è già in fase di cantiere. E poi abbiamo il responsabile della mobilità nella città, Luigi Alboremascia, assessore alla mobilità urbana di Pescara. Buonasera, buonasera a lei. E il capogruppo del Partito Democratico a Pescara, Piero Giampietro. Buonasera. Allora, buonasera anche a Giampietro. Allora, io inizierei proprio da Piscitelli per spiegare che cosa sta accadendo su Viale Marconi, qual è l'operatività di questo progetto, quali sono gli obiettivi che si cerca di raggiungere e perché questo progetto sarà utile soprattutto a TUA, che è il vettore del TPL nella città di Pescara e di conseguenza ai cittadini che dovranno utilizzare i mezzi pubblici per spostarsi da una parte all'altra della città. Piscitelli. Buonasera a tutti e vi ringrazio. Allora, Viale Marconi è il punto di raccordo di un nuovo sistema che vorremmo introdurre per modernizzare la viabilità e il trasporto nell'area metropolitana, quindi si riallaccerebbe alla strada parco facendo una linea che viene denominata BRT, che è l'acronimo di Bus Rapid Transit. Il Bus Rapid Transit è un sistema che permette di velocizzare i collegamenti, perché gli autobus, i filobus, i mezzi che percorrono le vie sono in sede protetta e per cui avranno delle prestazioni che possono essere assimilate alle metropolitane leggere con gli stessi benefici ma a costi infinitamente minori. Per cui la rapidità del collegamento da Montesilvano a Pescara con mezzi green ed ecosostenibili, con fermate personalizzate e accessibili, ovviamente migliorerà sicuramente il trasporto pubblico e la cittadinanza avrà dei grandi benefici in termini di decongestione del traffico e di fruibilità del servizio. Ecco, diciamo che il discorso dei mezzi pubblici investe in particolare la decisione della doppia mini corsia, così è stata definita per gli autobus su Viale Marconi. Si dice due corsie troppo strette in cui sarà difficile anche l'accesso ai mezzi pubblici. Voi che tipo di calcoli avete fatto per studiare queste carreggiate? Allora, noi abbiamo fatto diverse prove, anzi numerose prove con i tecnici del comune, sono stati effettuati l'intero percorso sia in andata che in ritorno e non ci sono problemi perché l'autobus è di una larghezza di 2,55 mentre le corsie preferenziali sono 3,10, per cui il transito viene effettuato in sicurezza.
Spazi per pensiline, insomma, per tenere Allora, chiaro. questa corsia protetta, come lei ha detto, perché comunque Sì, è un mezzo che non sì. deve avere nessuna promiscuità di utilizzo di quella carreggiata rispetto Allora, ad altri. il bus Rapid Transit ha diverse tipologie. Quelle che noi stiamo adottando sono quelle di modalità cosiddetta leggera, quindi ha una promiscuità di traffico, nel senso che le corsie sono protette, ci sono le corsie preferenziali, al cui fianco c'è anche la viabilità ordinaria. Gli spazi ci sono delle isole che permettono l'incarrozzamento dei passeggeri e stiamo valutando se e come collocare delle pensiline che possono essere collocate negli spazi che prevede l'isola che è stata realizzata. Allora, altro tema, vado su un fuoco di fila sulle domande che riguardano gli autobus, poi allargheremo il discorso. Si dice, ma due corsie per gli autobus su una strada che ne contiene quattro, non sono troppe? Com'è possibile? Sarebbe possibile eliminarne una per riguadagnare i parcheggi? Allora, ovviamente da tecnico le dico che ovviamente sarebbe una soluzione monca. Tecnicamente è chiaro che se ci sono due corsie preferenziali, ovviamente noi riduciamo di gran lunga il tempo di percorrenza. È una scelta politica. Cioè, ci faccia capire, questa metropolitana di superficie potrebbe anche stare su una sola corsia. In questo caso, se ci fosse una sola corsia su Viale Marconi, dovrebbe tornare indietro, No, cioè percorrere tutto e tornare no, si indietro. rimette nel. Allora, a Perché due seconda. mezzi non si possono incrociare sulla stessa Se, corsia, no, cioè, ne basterebbe solo uno. assolutamente no. Percorreremo in sede protetta una direzione, sud-nord o nord-sud, e viceversa andremo sulla viabilità ordinaria dove non c'è la corsia preferenziale. Ma ovviamente questo diciamo, mutila il progetto di BRT, insomma, lo rende monco, E perché poi ovviamente. parleremo con lei anche dei tempi di percorrenza, perché Sì, immagino abbiate fatto delle simulazioni. Allora, Piero assolutamente sì. Giampietro, iniziamo proprio da questo punto. Insomma, la scelta della suddivisione di questa carreggiata, poi ci sono tanti altri temi un po' più generali. Ecco, questo progetto nasce anche da un'amministrazione di centrosinistra, insomma, c'è stata una prima gestazione sull'idea di rendere questo asse comunque strategico per la città, penso che non ci sia scontro politico. Voi avete insomma, contestato soprattutto le modalità operative, oltre che in parte procedurali di questo intervento. Queste quattro corsie con le mini rotatorie che sono state al momento disegnate, perché non vanno anche tecnicamente, secondo voi? Intanto questo è un progetto che era nato con la vecchia amministrazione, ma con l'attuale gestazione è stato stravolto. E ci dispiace che sia stato stravolto con un'operazione, diciamo, che viene definita per sostenere la transizione ecologica quando non ha nulla di sostenibile, quando non ha nulla di, come dire, di vantaggio per le utenze più deboli. Queste quattro corsie sono state ricavate in un sedime che poteva ospitarne tre. E per ricavarne quattro sono stati tagliati i marciapiedi in maniera talmente forte che oggi quelle zone diventeranno, se il progetto finirà come il Consiglio ha votato qualche giorno fa, bene, quei marciapiedi diventeranno impossibili da essere percorsi per le utenze più deboli ed è stato tolto anche, sono stati tolti quei due tratti di ciclabili che erano stati previsti nel progetto e sostanzialmente un'area che poteva consentire di avere dei marciapiedi, delle ciclabili e tre corsie, oggi ne avrà quattro, ma a discapito delle utenze più deboli. Quindi non sappiamo cosa abbia a che fare con la sostenibilità ambientale il fatto che una strada di città diventi una superstrada ad alta percorrenza ma trafficata, perché anche le rotonde che vediamo nel video sono rotonde che sono di piccole dimensioni, che saranno attraversate, e questo è una cosa abbastanza originale, perché abbiamo fatto anche delle verifiche, anche il sindaco ha detto che anche in altre città ci sono delle grandi rotonde che sono appunto attraversate in questo modo, ma sono grandi rotonde, non di queste piccole dimensioni, che temiamo possano diventare occasioni di traffico, di intasamento, di ingorgo e non di velocità, perché poi per l'accesso e l'uscita da queste rotonde, e questa è una cosa del tutto originale, sarà,
regolamentato da dei semafori cosiddetti intelligenti, che non capiamo ancora quando arriveranno, se saranno fatti, in che modo, perché sono una cosa sperimentale. E chiunque parli di questo progetto mette tanti se e tanti ma. Noi qualche giorno fa in consiglio abbiamo chiesto al consiglio di fermare le bocce, capire che cosa sta succedendo e ridefinire il progetto. Ebbene, ma tu, pure il sindaco ha detto vediamo come va, ma possiamo immaginare di trasformare la viabilità di mezza Pescara con tanti se e tanti ma, sapendo che è una sperimentazione continua? I testimoni che vivono e lavorano sul posto ci raccontano quotidianamente di operai che al telefono ascoltano l'input della direzione dei lavori o della ditta di tagliare marciapiede, aggiustare, tagliare ancora di più. Insomma, è davvero un pasticcio questa trasformazione ulteriore del progetto, che Pescara sinceramente non merita, perché davvero siamo in una situazione di totale, si vive alla giornata senza capire quale sarà l'obiettivo finale. Le quattro corsie sono state ricavate a discapito dei pedoni, dei ciclisti. Ora, c'è anche un'immagine oggi molto forte, mi ha molto colpito, di una famiglia che sta percorrendo in bicicletta l'ultimo tratto, o il primo tratto comunque, sotto Piazza Unione, sostanzialmente in mezzo alla carreggiata delle automobili, tra i parcheggi, tra le automobili, dentro quasi alle corsie degli autobus, con delle bambine tra il padre e appunto la madre. Io credo che sia davvero una cosa che non può andare bene in questo, non è questa trasformazione ulteriore, che tra l'altro appunto da un punto di vista procedurale ha fatto acqua da tutte le parti, è un pasticcio. Perché fa acqua da tutte le parti? Perché tutti sappiamo, abbiamo visto che i lavori sono partiti ad agosto, i lavori di ridefinizione sono partiti ad agosto, ma sappiamo che la delibera di giunta è stata approvata il 17 di settembre, e quindi ci chiediamo con quali input gli operai abbiano potuto modificare una strada senza che la giunta avesse approvato il progetto, quindi senza nei fatti avere la progettazione. E questo sarà un tema, perché oggi peraltro c'è stato anche un altro esposto che è arrivato dal cittadino Augusto De Santis, che tutti conosciamo come ambientalista, che dice non c'è stata la soccettabilità al via. Quindi diciamo, ma io voglio dire, l'aspetto giudiziario delle carte bollate ci interessa meno. Quello che vogliamo capire, Mascia, è l'utilità e soprattutto la natura di questa strada. Insomma, voi volete realizzare lì una specie di superstrada all'interno della città, penalizzando i pedoni e i residenti, oppure non è così? Allora, noi dobbiamo spiegare intanto la genesi di questo progetto, perché Piero Giampietro, capogruppo del Partito Democratico, persona che stimo, che rispetto e intellettualmente onesta, però ha omesso di dire che questo progetto nasce nel 2017, nasce perché è bene spiegarlo anche ai cittadini. Proprio ieri stavamo tratteggiando la figura di Glauco Torlontano a 10 anni dalla sua scomparsa, e tratteggiavamo soprattutto la sua natura di ambientalista e di persona che aveva particolarmente a cuore la qualità della vita dei cittadini e la qualità dell'aria. Allora, nel 2017, e poi ci ricolleghiamo a questi temi, nasce questo progetto attraverso un fondo europeo di 23 milioni di euro che viene programmato per il periodo 2014-2020, e il governatore D'Alfonso con la sua giunta assegna 23 milioni di euro ai 4 comuni capoluogo di regione. A Pescara vengono assegnati, nell'ambito di una strategia di sviluppo urbano sostenibile, 6 milioni e 900 mila euro, delle risorse importanti che sono destinate soprattutto a rafforzare, a potenziare la mobilità sostenibile. Nell'ambito di questo finanziamento corposo e consistente, una quota parte importante di 1 milione 300 mila euro viene destinata proprio al trasporto pubblico locale. Quindi amministrazione regionale D'Alfonso, sindaco Alessandrini, con un'amministrazione chiaramente sostenuta dal Partito Democratico, recepiscono questi 6 milioni e 900 mila euro e iniziano a lavorare sulla progettazione nel 2017 relativa proprio all'asse viario di via Marconi. Quindi prendiamo atto di una cosa, che il BRT, Bus Rapid Transit, quello che descriveva e tratteggiava il dottor Piscitelli, è nelle corde, nel DNA anche del centrosinistra a Pescara, e come potrebbe non esserlo, visto che sono qualificate come forze progressiste.
Ma questo sistema di trasporto pubblico locale non può non vedere protagonisti e coinvolti assi viari importantissimi della città. Questo bus rapid transit partirà da Montesilvano, raggiungerà in una sua prima fase il nuovo tribunale di Pescara e non può non attraversare gli assi viari più importanti, tra i quali c'è via Marconi. Si apre un dibattito all'interno del centrosinistra di allora, viene effettuato un progetto, e veniamo al dettaglio, e quel progetto prevede una sola corsia preferenziale per il trasporto pubblico locale e due corsie riservate invece al traffico promiscuo. Su via Marconi o su tutto il tragitto? Su via Marconi. Ora cosa succede? Intanto quel progetto prevede l'eliminazione dei parcheggi sul lato monte, esattamente come il progetto che il centrodestra ha modificato. Quindi sgombriamo il campo da questa ambiguità, perché quel progetto prevedeva in maniera identica l'eliminazione di tutti i parcheggi sul lato monte. Ma aveva un grande limite, e di questo ci siamo ovviamente accorti nel momento in cui abbiamo ereditato quel progetto, che il centrosinistra non ha avuto il coraggio di attuare, perché la progettazione è finita nel 2017, loro predispongono una delibera con cui avrebbero dovuto approvare il loro progetto, non hanno la forza di farlo, hanno divisioni interne, c'è la vicenda civitarese che invece stimolava iniziative di questo genere, e approvano il progetto definitivo esecutivo, quello a tre corsie, badate bene, il 24 maggio del 2019. Il 26 maggio del 2019, due giorni dopo, 48 ore dopo l'approvazione da parte della giunta presieduta da un sindaco che lo stesso centrosinistra non ha voluto ricandidare per il secondo mandato, approva il progetto. Due giorni dopo si vota a Pescara, vince al primo turno il sindaco Masci e inizia la sua avventura l'amministrazione di centrodestra. Acceleriamo. Noi però ereditiamo, Masci, no, ma era giusto, direttore, però ricostruire. Ereditiamo questo progetto e ci accorgiamo che aveva un grande limite, che non era quello appunto di favorire questo principio fondamentale del trasporto pubblico di massa, perché quella soluzione a tre corsie avrebbe determinato dei tempi di percorrenza da sud a nord addirittura quasi raddoppiati rispetto a quelli previgenti, e quindi si rendeva necessario, e arriviamo ai nostri tempi, si rendeva necessario velocizzare questo spostamento di 1,6 km da nord a sud e da sud a nord del mezzo pubblico di massa, sia in una direzione che nell'altra, per rendere commercialmente appetibile quello che è l'obiettivo che il dottor Piscitelli ci ha illustrato, di dotare Pescara di un'infrastruttura fondamentale che possa evitare l'ingresso a Pescara di 100.000 auto ogni giorno, inquinare la città, rendere la vita difficile ai cittadini pescaresi, renderla anche difficile a coloro che raggiungono Pescara. Bene, questo diciamo è il tema. Io prima di mandare il primo stacco pubblicitario volevo sentire su questo argomento anche il parere del Comitato Salviamo Viale Marconi. La sua portavoce Fabiana Tenerelli ha rilasciato un'intervista alla nostra Antonella Migolitti, parlando anche delle criticità che loro che vivono, risiedono, operano, hanno attività commerciali, incontrano alla luce di questo cantiere che reinveste proprio via Marconi. Può partire il contributo, poi ne parleremo dopo la pubblicità. Alza la voce il comitato Salviamo Viale Marconi contro i lavori intrapresi dal comune di Pescara. Il nostro amato viale, dicono commercianti e residenti aderenti, diventerà un'autostrada a quattro corsie. Siamo al centro delle polemiche, al centro di Viale Marconi a Pescara, con Fabiana Tenerelli, che fa parte del coordinamento Salviamo Viale Marconi. Voi siete contrari a un progetto del genere perché dite: non vogliamo che questa via venga trasformata in tangenziale. Sì, ci siamo riuniti in un comitato per diciamo ridiscutere il progetto che il comune sta portando avanti. Però abbiamo trovato davanti un muro e quindi stiamo cercando altre vie per ridiscutere la cosa. Il problema di fondo è che loro si appellano al concetto di sostenibilità, considerando la sostenibilità soltanto la corsia preferenziale di un autobus, ma per noi invece sostenibilità è tutt'altro, ovvero pedoni, biciclette, cosa che la comunità europea vede al primo posto di sostenibile, cosa che il comune non sta considerando affatto.
E il fatto di creare quattro corsie su Viale Marconi è una follia e noi cercheremo in tutti i modi, grazie anche alle associazioni di categoria, e consiglieri e tutto ciò che sarà possibile, di risederci a un tavolo e ridiscutere insieme possibili modifiche al progetto che stanno portando avanti senza volerci ascoltare. Noi siamo nel mezzo di una delle rotatorie incriminate, per così dire. Il comitato è formato, diciamo, non solo da commercianti ma anche da residenti. E voi dite il problema non è solo rappresentato dai parcheggi che verrebbero meno. I parcheggi sono una conseguenza diretta. Sicuramente il parcheggio è fondamentale affinché la via rimanga una via commerciale, ma il problema di fondo è la sicurezza e, come dicevo prima, l'impossibilità di passeggiare, in quanto stanno trasformando una via di passeggio a una via di passaggio. Un appello all'amministrazione, soprattutto in futuro, avete in mente di fare qualche azione? Se l'amministrazione non ci verrà incontro, e a mio riguardo venirci incontro vuol dire ridiscutere la cosa insieme, ripeto, considerando le peculiarità di questa zona. E io penso che un'amministrazione nel momento in cui volesse ridiscutere la cosa mostrerebbe una grande intelligenza. E se così non fosse, noi stiamo andando avanti con un eventuale ricorso. Perché ovviamente vogliamo tutelare la nostra qualità della vita e io in prima persona, come tutti i commercianti della zona, le nostre attività. Ecco, siamo tornati in studio, stiamo parlando di Via Marconi, cercando di spiegare come e perché cambierà questa arteria. Io ho due curiosità da soddisfare, quindi sicuramente sarà il dottor Piscitelli a chiarire questi due punti. Il primo si riferisce appunto ai calcoli della percorrenza, perché Mascia diceva questo intervento si fa per rendere competitivo rispetto all'utilizzo dell'auto il mezzo pubblico, il vostro interesse principale, il nostro interesse principale, che è quello appunto di utilizzare sempre più i mezzi sostenibili. Ma avete dei dati circa ad esempio quanto ci si impiegherà partendo, che ne so, dalla stazione di Montesilvano per raggiungere il tribunale a regime con un servizio di questo genere? Sarà davvero competitivo il nuovo mezzo? Assolutamente, assolutamente sì. Tenga conto, direttore, che attualmente il bus di trasporto pubblico locale è in concorrenza con altre tipologie di trasporto, che sono soprattutto il mezzo pubblico, le biciclette, i monopattini, eccetera, eccetera. Attualmente da Montesilvano a Pescara, le faccio un esempio, mediamente occorre circa un'ora di percorrenza. Utilizzando corsie protette e accessibili aumentiamo la velocità commerciale di almeno un 30-35%. Questo consentirà alla popolazione di percorrere i 14 km che vanno da Montesilvano fino al Tribunale, stimiamo in una percorrenza che sia di circa 40 minuti. Con ovvi benefici, perché le persone poi potranno utilizzare anche gli altri autobus che sono nelle vie di adduzione per recarsi nei vari punti che devono raggiungere. Mi spiego meglio, la morfologia del territorio è determinata. Da un lato abbiamo il mare, per cui c'è una linea dorsale che rappresenta appunto la spina dorsale del sistema, quindi necessariamente dobbiamo passare sulla via centrale. Ottimizzando, cercando di avere delle corsie protette, quindi noi aumentiamo sicuramente l'affidabilità, non ci saranno più ritardi perché ovviamente, come le dicevo prima, è un sistema che è assimilabile alla metropolitana leggera, con costi estremamente contenuti rispetto a quelli che prevedono dei passaggi con convogli ferroviari, per cui
i benefici credo che siano, credo che siano chiari. È indubbio, e questo penso che non sia contestato, che questo è il futuro della mobilità in tutte le città, per quanto riguarda almeno i bus, che sono uno dei protagonisti assolutamente della sostenibilità. Poi sono anche i mezzi privati, che assolutamente sono le bici, i monopatti, assolutamente. Soprattutto tengo, e sempre meno auto. Tengo a sottolineare che sono stati acquistati degli autobus di nuova generazione, che hanno tutto un sistema che migliora e rende più appetibile il mezzo pubblico, che va dalla banale vetrofania, quindi anche a livello visivo sono appunto belli da vedere, sono stati migliorati per l'accessibilità, quindi hanno tutti quanti il pianale ribassato. All'interno della vettura sono stati migliorati i sistemi di aereazione, di luminosità, e quindi potremmo anche pensare di identificarlo con un nome specifico e rendere orgogliosa la città di Pescara, l'area metropolitana, di essere modernizzata. Tutto bello, però manca la strada e non sappiamo quando finirà l'accessibilità di tutto questo asse viario. Questo magari poi ce lo dirà l'assessore Mascia per quel che riguarda il territorio di Pescara. Su Montesilvano c'è anche il tema, che è ibrido, come è di moda oggi dire, con la città di Pescara, della strada parco, dove pare che stiano tornando indietro i finanziamenti, Piscitelli. Allora, come si risolve se la strada parco non è più accessibile? Io non voglio entrare poi nel merito di questo argomento, perché magari è giusto che magari ci facciamo un'altra trasmissione, però se non arrivano i fondi e si blocca il tema strada parco, si blocca tutto, si va su Viale Bovio, cioè voi avete una idea del cronoprogramma in cui questo progetto così bello, che tutti condividiamo, potrà andare a regime? Purtroppo, direttore, oramai io mi ricordo la genesi di questo progetto, 1996, l'allora direttore Tullio Tonelli, che diede inizio a questo progetto. Purtroppo per varie vicende amministrative / burocratiche ha fatto sì che ad oggi ancora riusciamo a svoltare l'ultima curva. Io mi auguro che le vicende amministrative vengano superate e vengano realizzati i progetti che condividendo con le varie amministrazioni comunali che si sono succedute nel corso degli anni, finalmente riusciamo ad andare a gol. Io me lo auguro vivamente. Ma esiste un piano B rispetto alla strada parco? Il piano B è quello attuale, cioè quello che comunque l'esercizio che attualmente... Però andrebbe a essere rivista anche la viabilità di Viale Bovio. È chiaro che attualmente abbiamo un esercizio che è in vigore, e che al momento, fino a quando non ci saranno delle novità in tal senso, rimane inalterato. Ma sa perché glielo chiedo? Perché questi autobus bellissimi di cui lei ci ha parlato rischiano poi di non dover mai entrare in esercizio su tutta la tratta, insomma. Quindi sarebbe uno spreco in questo caso. Mi auguro proprio di no, che le devo dire. Allora, torniamo a vedere, i temi sono sempre molto complessi. Piero Giampietro, rispetto a quanto ha ascoltato finora anche dall'assessore Mascia, io faccio replicare anche rispetto, insomma, alla parte più politica dell'intervento dell'assessore. Ecco, il tema della mobilità della città e dell'asse metropolitano nel suo complesso è fatto appunto di tanti tasselli. A suo avviso c'è una progettualità complessiva che può essere in qualche modo condivisa dal Consiglio Comunale di Pescara, da quello di Montesilvano, per arrivare a questo gol di cui parlava Piscitelli, oppure insomma si andrà sempre al muro contro muro? Ma intanto vorrei sapere qual è anche la posizione finale della maggioranza, perché chi governa chiaramente ha l'onere e l'onore di dire cosa vuole fare su un determinato progetto. In questo caso siamo arrivati al punto in cui il sindaco, il giorno in cui ha pubblicato una fotografia di Viale Marconi dicendo che Pescara merita strade come quelle di Parigi, dopo qualche ora
Il presidente consiliare Antonelli, che è della Lega, ha detto no, attenzione, va rivista la segnaletica perché siccome il filobus non passerà mai, sostanzialmente, questo ha detto al comitato in commissione, ero presente fisicamente in quella commissione, quindi possiamo rifare i parcheggi e utilizzare le corsie, diciamo che, non, che per adesso non verranno appunto utilizzate. Tutto ciò qualche giorno dopo, in cui ai sindacati dei trasporti invece il sindaco e la maggioranza hanno detto faremo il ricorso al Consiglio di Stato contro l'ordinanza che ha sospeso in qualche modo i lavori sulla strada parco. Quindi c'è una totale distonia anche dentro la maggioranza che governa il Comune di Pescara. Non oso immaginare cosa succederà chiaramente se ci si mette a parlare con Montesilvano. Fra l'altro oggi stesso il centro che portava sì. Una cronaca accesissima di uno scontro furibondo fra Masci e Antonelli, in cui addirittura si parla anche delle possibili dimissioni del sindaco Masci come risposta ai tanti malumori della maggioranza. Quindi sappiamo che addirittura dentro Fratelli d'Italia c'è stato uno scontro fra l'assessore e il capogruppo, quindi intanto per capire qual è la linea della maggioranza, perché oggi non è chiara quale sia, non è chiara quale sia, perché il progetto di cui stiamo parlando è un progetto partorito, a me spiace perché l'assessore Bramascia è persona corretta con delle minoranze e sta mettendo la sua faccia, la sua autorevolezza su un progetto che è una catastrofe urbana e che comunque sa, ovviamente suo malgrado deve fare questo lavoro, ma è appunto l'assessore a ramo. Però ecco, occorre un progetto complessivo, anche perché qui c'è un tema, diceva bene, anzi l'ha fatto anche un po' capire il dottor Piscitelli, quando poi queste due corsie si andranno a immettere su Corso Vittorio Emanuele, cosa accadrà? Cioè, se nel vecchio progetto erano state inserite tre corsie anziché quattro su Viale Marconi, e perché tre ce ne entravano sostanzialmente, poi possiamo togliere tutti i marciapiedi e diventano anche cinque corsie, ma non è sicuramente quello che si può fare. Tre entravano perché avevate tolto i parcheggi sul lato monte e restano tolti i parcheggi, tanto che li avete inseriti non sulla strada, ma in realtà i fatti Piero dimostrano che non è vero che solo tre corsie, scusami, no, però una precisazione tanto poi ci sarà tempo basata sul dialogo, non è, no, ma c'è anche l'abbiamo interrompere, infatti non vi ho interrotto, potete dialogare. È un dialogo, c'è un rapporto molto fra. Io però non ho capito, questo è come una coperta, cioè non ci può entrare di tutto sul Viale Marconi. Il PGTU, che è il piano generale del traffico urbano, lì prevede quello che c'era prima, non quello che è stato fatto adesso con quattro corsie. E c'è un motivo, perché il calcolo del sedime stradale era quello. Poi la fiction, la vulgata per la quale il centrodestra avrebbe recuperato i parcheggi, frantuma di fronte a due cose. Uno, che i parcheggi recuperati sono sul bastione San Cristoforo, quindi sull'ex benzinaio di Piazza Unione, che è stato tolto e ora lì sono appunto i parcheggi, e nell'area ex di Bartolomeo, oltre che nel parcheggio di Viale Zerosauro, quindi tutta la parte centrale resta senza altri parcheggi. E l'altra cosa che è una novità, che credo molto rilevante, è che il comitato, che è fatto da residenti e commercianti, non chiede oggi soltanto parcheggi. E questo l'abbiamo sentito. Chiede addirittura dei ciclabili, cioè che i commercianti, l'assessore sa perfettamente quante volte i commercianti si sono scontrati contro dei ciclabili. I commercianti che chiedono, preferiremmo una ciclabile. Piero, quanto era lunga la ciclabile che avevate previsto? Però aspetta, non rilanciamo perché poi glielo chiedo. Dall'INAIL fino al quadrilatero che univa gli uffici amministrativi della città. E c'è il tratto che comunque... Chiedo scusa, altrimenti i telespettatori, se parliamo di troppe cose non capisco. Prego. E quindi dico che oltre ad aver tolto i due pezzi previsti che erano insufficienti, perfetto, potevano essere aumentati se erano ritenuti insufficienti, non tolti quei due pezzi di ciclabili che erano inseriti in un discorso di ciclopolitana, sì. Ma quando le due corsie riservate al mezzo pubblico si inseriranno su Corso Vittorio Emanuele venendo da sud, allora lì andranno in coda alle macchine. Oppure non stiamo dicendo che anche Corso Vittorio diventerà come Viale Marconi, perché le due corsie lì andranno, e se i tempi di percorrenza di Tua sono quelli previsti, poi si incanaleranno dietro le macchine che andano sul Corso Vittorio, o anche sul Corso Vittorio sarà necessario intervenire sul sedime per inserire due corsie preferenziali anche lì, altrimenti il discorso decade, perché un pezzo di città resta sostanzialmente senza corsie preferenziali.
senza le due corse preferenziali, perché il tragitto è da Montesilvano al Tribunale. Quindi non ho capito, allora le vogliamo o non le vogliamo? Perso un po' il filo. Io chiedo a voi qual è il progetto. Chiedo scusa, però voglio dire, allora ti preoccupi che poi il Corso Vittorio Emanuele non abbia due corsie preferenziali? Ma se c'è un quindi progetto, tutto sommato il progetto e la linearità del progetto di avere due corsie preferenziali è un progetto apprezzabile per velocizzare il mezzo. È un dato di fatto, io ti chiedo, è un dato di fatto che nella ipotesi progettuale che avete portato avanti e che avete approvato a due giorni dalle elezioni, la stessa progettista evidenziava la criticità della sede promiscua da sud a nord su via Marconi, con dei tempi di percorrenza che addirittura sarebbero aumentati, addirittura da 340 secondi a 560 secondi. No, ma è tutto legato alla preferenziale, direttore. È la ratio della scelta che è stata fatta dalla nostra amministrazione. Tutto qui è il problema. Crediamo nel mezzo pubblico. Allora io chiedo, crediamo nel mezzo pubblico di massa? Ci crediamo in questa infrastruttura? Sia noi che voi? Sì. Sì. Non può che ci credeva il professor Torlontano addirittura, addirittura 20 anni fa ci credeva, quindi non può non appartenere anche alla vostra cultura un sistema di trasporto pubblico che non sia questo, cioè fatto di un sistema caratterizzato da mezzi che abbiano una assoluta compatibilità ambientale, ce lo diceva Piscitelli, che sia rapido, che abbia un appeal, che sia commercialmente appetibile. Siamo d'accordo su questo? Ma siamo d'accordo. No, ma ti chiedo, siamo d'accordo siamo su questo? Siamo assolutamente d'accordo sul fatto che il mezzo pubblico per essere competitivo debba essere su corsa preferenziale. Perfetto. Il punto è che avendo scelto Viale Marconi, che ha quelle dimensioni, quattro corse ma quale altro asse viario di Pescara poteva essere scelto se non via Marconi, che si presta per dimensioni? Tanto è vero. Doveva essere quello e infatti è quello. Il problema è che non ci sarà, io temo, neanche la percorrenza veloce, perché avendo modificato con quelle rotonde che sono attraversate dal mezzo pubblico con il semaforo, avremo quattro semafori. Ma le rotonde servono proprio per come sono le rotonde. Io ho detto una cosa, perché ci tengo. Io ero di ritorno sul pullman, di ritorno da Roma alla manifestazione della CGIL sull'antifascismo. Il pullman, con me c'erano decine di pescheresi, non è riuscito a passare intorno alla rotonda. Quindi io non so quale sia il mezzo, cioè quali sono anche i calcoli, per due volte. Questo glielo dirà Biscitelli. Per due volte ha cercato di fare il giro delle rotonde, alla fine questo risponderà è dovuto andare allo stadio. Scusate, vuoi rispondere subito, Biscitelli? Assolutamente, che le devo dire? Non avevate un autista professionista. Noi abbiamo fatto delle prove. La prossima volta andate con tu alle manifestazioni. Noi abbiamo fatto delle prove con l'architetto Trisi, perché ovviamente prima di realizzare una qualsiasi cosa va prima sperimentata, con i bus da 18 metri, sia nella direzione nord-sud sia nelle linee di adduzione, quindi noi abbiamo, siccome passano gli autobus di 18 metri della Pescara-Chieti, passano anche su via Conte di Ruvo, quindi si ricollega alla corsia preferenziale di via Conte di Ruvo e c'è all'altezza di via Marco Polo c'è un'altra rotatoria che è stata, che è stata realizzata previa verifica della transitabilità con bus di 18 metri parlo, non di 12 metri, di 18 metri, perché lì ci sono gli autostradali. Questo lei ci tranquillizza, però io in questi ultimi minuti prima della nuova pausa pubblicitaria voglio chiedere a Mascio una risposta politica, perché qui è stato posto un tema politico, abbiamo letto anche questa mattina che c'è un confronto molto acceso all'interno della maggioranza. Insomma, voi ne avete visto, io dico voi, perché sia Mascia che Masci sono stati protagonisti negli anni di vicende simili a questa. Masci, ricordiamo la storia dei Viale Bovio, del Senso Unico, lo scontro terribile con Sospiri, fuoco amico all'interno della maggioranza, con Ardizzi, con la Confcommercio, insomma, la città di Pescara ricorda benissimo questa vicenda. Mascia, a sua volta, quando ci fu la pedonalizzazione di via Firenze, via Cesare Battisti, poi voglio dire, sono state tutte vicende che, al di là dell'aspetto politico, comunque sono state assorbite dalla città. Allora, però lei Mascia, però non può contare sul fatto che poi alla fine la gente si adatta. Insomma, bisogna anche un po' discuterci con i cittadini. Ma infatti noi abbiamo incontrato il comitato qualche giorno fa e
La coordinatrice Fabiana Tenerelli, tra l'altro, ha lasciato anzitempo quell'incontro, credo per ragioni personali, non perché quell'incontro abbia avuto caratteristiche particolari o ci siano state contrapposizioni. È stato un incontro all'insegna del dialogo, e quando poi evidentemente lei non le hanno riferito il contenuto del prosieguo dell'incontro, con una delegazione folta di 10-15 rappresentanti delle attività commerciali si è riuscita ad intavolare anche un ragionamento costruttivo per apportare tutte le modifiche possibili, ma che siano assolutamente compatibili con questo progetto che non può deflettere minimamente. Penso per esempio a dei parcheggi a rotazione, potremmo istituire, e su questo c'è stato il gradimento di gran parte dei commercianti, sui parcheggi lato mare possono essere comunque introdotte delle misure di rotazione attraverso disco orario, attraverso una sosta di 20 o 30 minuti al massimo, che crei comunque avvicendamento nella sosta, che crei quindi una certa fluidità. Questo è un ragionamento che abbiamo fatto. Abbiamo fatto un ragionamento sul potenziamento delle postazioni di carico e scarico, abbiamo fatto un ragionamento sul potenziamento delle postazioni riservate alle persone disabili, che hanno assolutamente il sacrosanto diritto di avere il proprio stallo. Tutto può essere messo in discussione, ma non può essere messo in discussione l'asse portante di questa idea. Ma i marciapiedi hanno le dimensioni che la legge prevede, cioè è stato tutto in qualche modo rivisitato e riconcentrato attraverso il pieno rispetto di quella che è la normativa vigente, i 3,20 m, anzi correggo Raffaele Piscitelli perché sono 3,20 m riservati addirittura agli autobus, 2,10 m da una parte riservati ai veicoli, 2,20 m dall'altra parte, e ovviamente sono rimasti i marciapiedi che sono stati ristretti in alcune zone, ma sono marciapiedi che hanno le caratteristiche di legge. Tutto questo per far quadrare il cerchio e quindi avere finalmente questo asse destinato al protagonismo del mezzo pubblico. Noi abbiamo altre strade per attraversare Pescara in senso longitudinale, abbiamo una riviera bellissima che la mia amministrazione ha riqualificato, abbiamo via D'Annunzio, avremo via Benedetto Croce che avremo finalmente il coraggio di migliorare, abbiamo già fatto un intervento significativo sull'arredo urbano, asfalteremo via Benedetto Croce, esproprieremo l'ultimo tratto di via Benedetto Croce che i pescaresi attendono da anni per creare un collegamento diretto che andrà dal nostro stadio Adriatico Cornacchia fino a via Vespucci, e quindi di fatto arriveremo attraverso la viabilità locale. Esattamente. Quindi c'è una visione, quindi, la visione è quella di rendere protagonista il mezzo pubblico. Mascia, dove passano le biciclette? Allora, le biciclette passeranno su via Pollione, che diventerà una strada molto bella attraverso anche l'intervento di una iniziativa privata che riguarderà quello che noi pescaresi chiamiamo il complesso di Bartolomeo, dove ci saranno 100 posti auto riservati alla cittadinanza e non soltanto ai cittadini pescaresi, ma a tutti coloro che raggiungono Pescara, e quindi potenzieremo anche l'offerta di parcheggi. La potenzieremo attraverso quel parcheggio che adesso vediamo in Piazza Unione, che abbiamo ereditato dall'amministrazione di centrosinistra, che ha curato la fuoriuscita della Esso, e quindi da distributore di benzina diventerà un parcheggio strategico di 25 posti. Nella zona del circolo tennis ci sarà anche lì, oltre l'intervento che descrivevo di iniziativa privata, che però lascerà al pubblico oltre 100 posti auto, altri 20 posti era previsto nel loro progetto, e quindi aumenterà l'offerta. Ma io dico anche che in futuro, una volta metabolizzato questo cambiamento, ma io comprendo le ragioni dei commercianti, dei residenti, direttore, tutte le trasformazioni a Pescara hanno generato un mare di polemica, le ricordava lei, abbiamo pedonalizzato via Firenze e via Cesare Battisti, i flash mob, c'era la rivoluzione. Oggi andiamo a chiedere a un solo commerciante, se lo troviamo, non di poter ritornare. Ma certo, perché non ritorno, perché l'Europa va in questa direzione, non è Pescara, certo. L'Italia è l'Europa più evoluta che va in questa direzione. Allora, noi ci fermiamo sui parcheggi, poi sentiremo Piscitelli, altra e ultima pausa, perché stiamo arrivando anche un po' alle conclusioni di questo nostro incontro. A tra poco.
Allora, siamo tornati in studio, stiamo parlando di Via Marconi, aveva introdotto Luigi Erbole Masce nella parte conclusiva del suo intervento il tema dei parcheggi che è strategico per la città di Pescara, perché ovviamente in attesa di quello che accadrà sulla trasformazione dell'area di risulta della stazione, è importante anche per tua, dottor Piscitelli, capire quali sono i punti in cui il servizio è più utile per poter consentire a chi raggiunge la città di fare questo famoso parcheggio di scambio, cioè accedere al mezzo pubblico e avere la possibilità di raggiungere attraverso i bus il negozio, l'ufficio, il punto dove si è diretti. Ecco, nella vostra strategia anche di pianificazione degli orari, dei servizi sulla città, quanto mancano questi parcheggi di scambio? Quanto sarebbero invece utili per poter definire meglio anche l'offerta del TPL? E soprattutto dove andrebbero realizzati a suo avviso per essere veramente competitivi? Allora, direttore, il tutto è sempre legato all'attuazione e quindi allo start del BRT, perché i parcheggi di scambio, se vogliamo decongestionare il centro cittadino e valorizzare il trasporto pubblico, andrebbero fatti all'esterno dell'area centrale della città di Pescara. Quindi mi riferisco a nord all'altezza della Warner, a sud allo stadio di Francavilla e in ingresso da ovest verso est all'altezza della regione della rotatoria dove c'è dove doveva essere realizzata la nuova regione Abruzzo, che per motivi la City, ecco, non mi viene. E quindi ovviamente lì noi fermeremo e decongestioneremo tutto il traffico proveniente per esempio da tutto l'Interland del Pescarese, lo fermeremo al di fuori della città, quindi anche chi viene da Civitella piuttosto che da Penne avrebbe l'interrotto, il punto di carico a Montesilvano, e contestualmente con l'alta frequenza che ci permette di realizzare il BRT, venire con il bus ad alta capacità nel centro cittadino. Quindi questa è la visione ottimale, quella la futuribile. Al momento potremmo ipotizzare con i bus elettrici che il Comune di Pescara sta acquisendo e a breve dovrebbero essere a carico nostro, potremmo ipotizzare di fare una navetta cittadina che colleghi bus dell'area di risulta piuttosto che il lungo fiume e fare una circolare che colleghi l'area commerciale cittadina nel breve periodo. Nel lungo periodo, le ripeto, che l'ideale sarebbe fare degli hub esterni all'area cittadina, quindi limitare il traffico sia privato che lo stesso nostro, e ci permette di evitare che bus provenienti dalle aree interne arrivino all'interno dell'area di Pescara utilizzando il servizio urbano. Allora, lei è partito dagli anni 90, parla del futuro a lungo termine, è una persona molto realista, mi pare di capire, dottor Piscitelli. Purtroppo. Però purtroppo lei lavora su quello che le danno in mano. Io le dico che da tecnico io le dico qual è l'optimum tecnico. No, dopodiché sono subgiudice rispetto alle decisioni. Lei lavora con quello che si ritrova in mano, questo l'abbiamo capito. Però io ai politici voglio dire che è vero ed è giusto quello che dice Piscitelli, che poi anche l'atteggiamento di tutti i cittadini. Voi state parlando di cose che chissà quando si riusciranno a fare. Non è vero, perché adesso c'è il PNRR, che non sarà la panacea di tutti i mali, ma che se una città sa esprimere una progettualità, queste cose di cui parla Piscitelli e che servono alla città di Pescara,
le realizza e le deve realizzare in un preciso, stretto arco di tempo. Allora la domanda è questa, e su questa io vorrei che i due politici chiudessero. La città di Pescara sta elaborando delle progettualità in questo senso per risolvere il tema principale della sua vita, che è quella della mobilità? Piero Giampietro, voi avete espresso grandi riserve rispetto al fatto che Pescara stia davvero in campo sulla partita del PNRR. Ma non siamo noi a dirlo, purtroppo sono bruttissime notizie arrivate nel giro di poche settimane su quattro misure, su quattro bandi ai quali il Comune ha presentato proposte, che sono stati comunque scartati da chi deve decidere quali sono i migliori progetti. Quattro, non uno, quattro. C'è stato il progetto di qualità dell'abitare, 15 milioni di euro che Pescara non ha attualmente ottenuto. C'è stato il progetto sulla demolizione e parziale ricostruzione delle scuole come via Montesella, che è ormai arrivato quasi in ultimo in graduatoria, e sono 3 milioni di euro che il Comune non potrà utilizzare. Abbiamo la bocciatura sonora dello stesso settore che ha seguito questo progetto, legato al progetto Sport e Periferie, che era il progetto, un bando con il quale la vecchia amministrazione riqualificò l'area dell'ex monopolio di Vergopiano, che oggi è il Parco dello Sport. In questa occasione c'era stata la proposta del parco del centro sportivo dei Gesuiti, bocciata la proposta, e poi c'è stata la doccia fredda dei 62 circa milioni di euro sulla mobilità su BRT. Di qualche giorno fa, di 62 milioni di euro per il secondo e terzo lotto delle BRT, cosiddetto BRT, che il Ministero delle Infrastrutture non ha finanziato per Pescara. Quindi, al di là del fatto che alcune di queste misure potranno essere anche recuperate con altri stanziamenti, il problema però è che il tempo è sovrano. Quattro bocciature su quattro, di cui due proprio il PNRR, vuol dire che altri comuni, e non sono i più grandi, perché c'è anche Bergamo nell'ultima misura finanziata dal MIT, vuol dire che hanno già iniziato, vuol dire, già potranno iniziare a spendere, dovranno rendicontare entro il 2026, vuol dire che le risorse dovranno per forza essere spese. Pescara questa partita la sta già perdendo, e siamo molto preoccupati, non siamo contenti, come qualche giorno fa l'assessore ha detto in maniera provocatoria. Tanto siamo peggio, tanto meglio, era la logica del Partito Comunista degli anni 60. Che non ho conosciuto, ma siamo disperati perché Pescara non può permettersi di perdere queste misure. Io, se fossi nel sindaco, se fossi in un assessore, direi, signori, che cosa sta succedendo? Non difenderei d'ufficio gli uffici. Io direi, signori, siamo in enorme emergenza, perché sta accadendo questo a Pescara e non in altri comuni? Perché? Qual è il problema? Il problema sono i dirigenti di fiducia del sindaco? Sì o no? Il problema è la struttura? Sì o no? Il problema è la giunta che è molto litigiosa, o è la maggioranza che per mettere insieme tutte le varie anime non riesce a trovare un'idea? Qual è il problema? Non si può dire va tutto bene, perché non va nulla bene sul PNRR e sui progetti. Il problema è che i fondi del PNRR non sono ancora arrivati, Piero. Ma i bandi il problema è che gli avvisi sono stati fatti su fondi statali che sono in attesa di essere rimpinguati proprio col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Altri comuni hanno preso fondi perché le risorse erano contingentate, e Pescara, anche quando voi avete conseguito i fondi per il bando delle periferie, in prima battuta Pescara fu scartata, e poi recuperaste quei fondi per il bando delle periferie. In questo caso, per quanto riguarda il trasporto, però, i 61 milioni di euro. Poi tanto la faccio lei, la faccio rispondere. Sì, non è che volevo. No, io dico che siccome ci sono tanti comuni che, a parità di condizioni di Pescara, hanno avuto punteggi migliori. Qui abbiamo punteggi per Pescara molto bassi, che anche scalando la graduatoria con altri finanziamenti rischiamo di restare fuori. Poi tutti i soggetti in campo faranno di tutto per recuperare le risorse, ovviamente, perché sono progetti di lungo periodo, che è un vantaggio per tutti che arrivino risorse su Pescara. Ma ad oggi i progetti presentati in questi mesi dalla Giunta Masci sono stati in quattro casi su quattro bocciati, mentre altri comuni di pari dimensioni, di pari importo, di pari esigenze, oggi brindano perché potranno iniziare con i cantieri. L'ultime due domande a Luigi Alboremascio. Però su questo, direttore, una replica. Su questo io lo so. Due domande. Allora, la prima si riferisce a questa, ed è poi l'ultima gliela faccio dopo. Questa è la penultima. Su questo tema io avevo chiesto se esiste un progetto che possa
accontentare le esigenze di Piscitelli, che non sono le esigenze di Piscitelli, sono le esigenze degli utenti dei servizi pubblici di Pescara. Cioè, se questa rete di cui si parlava è sostanzialmente inquadrabile nella progettualità del PNRR per rendere una città vivibile. So che avete fatto, e tutti accettano il fatto che sono stati fatti sforzi importanti sulla ciclabilità, sulla mobilità leggera, dalla vecchia, dalla nuova amministrazione. Pescara è una città in grande evoluzione sotto questo aspetto. Per quanto riguarda gli autobus, ecco, avete questa analoga attenzione e avete soprattutto una progettualità che fino al 2026, come diceva Gianpietro, consenta alla città di portare al traguardo questo progetto, oppure rischiate, qui sarei un po' paradossale, di perdere l'autobus? Allora, assolutamente sì, nel senso che i cittadini pescaresi sono anche fortunati, perché noi siamo arrivati anche con una collaborazione che arriva addirittura anche dalle precedenti amministrazioni. Io sono uno di quelli che ha sempre pensato che quando c'è un avvicendamento di governi cittadini, anche nel segno della discontinuità politica, è un delitto disfare quello che è stato fatto da chi ha lavorato precedentemente. E ho portato avanti in questi 2 anni e mezzo questa filosofia, perché ci sono dei progetti importanti per la città, devono essere implementati, possono essere migliorati, ma devono essere portati avanti. I cittadini pescaresi sono fortunati perché su questo tema dell'infrastruttura viaria abbiamo un vantaggio enorme che arriva ancora prima di immaginare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è appunto il finanziamento per il secondo e il terzo lotto della filovia, del BRT, del trasporto pubblico locale, come lo vogliamo chiamare, o come dice Piscitelli un giorno, diamo anche un nome suggestivo che diventi patrimonio della cittadinanza pescarese a questo sistema di trasporto. Ed è proprio quello di cui parlava Piero Gianpietro, che non è stato bocciato in questa fase, proprio perché noi non siamo riusciti dopo 25 anni ad avviare il primo lotto. Il Ministero delle Infrastrutture ha ritenuto proprio di rimandare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che deve essere ancora finanziato, Piero, guarda che non è ancora arrivato un centesimo a nessuno nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E proprio su quello confidiamo, e proprio su quello lo stesso Ministero ci ha detto: fate partire il primo lotto con le risorse che arriveranno dall'Europa, noi arriveremo a Francavilla al Mare, perché con quel progetto arriveremo a San Silvestro Spiaggia e quindi alle porte di Francavilla al Mare, in un'altra provincia addirittura, e arriveremo a San Giovanni Teatino, arriveremo a ridosso di Chieti Scalo. Ed ecco che quello di cui parlava Piscitelli inizia a prendere corpo, inizia a realizzarsi. Noi abbiamo 15 milioni dell'ANAS con cui realizzeremo la riqualificazione di via Andrea Doria, ma non riqualificheremo nel 2030, riqualificheremo nel giro di pochi mesi via Andrea Doria, prolungheremo l'asse attrezzato all'interno di quello che sarà un giorno il porto di Pescara, e sistemeremo anche l'area sud, l'ingresso di Pescara, con l'abbattimento del cosiddetto svincolo a trombetta proprio al confine tra Pescara e Francavilla, e lì potrà essere rimmaginato anche il parcheggio di scambio. Questo grazie alla progettualità del senatore D'Alfonso. Ma io questo grazie alla progettualità del senatore D'Alfonso non lo so, ma le posso dire che da quando io ero sindaco, e forse anche da quando sono amministratore, abbiamo sempre immaginato che ci possano essere. Per quanto riguarda, sono fondi ANAS, non credo che il senatore D'Alfonso sia l'amministratore delegato di ANAS, ma credo che mi risulti sia un dipendente di ANAS, ma non l'amministratore delegato. Volevo un po' provocarla. Bene, seconda domanda e ultima, perché siamo davvero in conclusione. Che succede da domani in poi su Viale Marconi? Quando finiscono i lavori? Ci saranno delle varianti? Ci saranno dei momenti, ci saranno dei momenti in cui rifletterete ancora, insomma, anche alla luce, insomma, di quello che accade a livello politico nella maggioranza? Si va dritti fino alla conclusione dei lavori? Soprattutto quando finiscono questi lavori? Si va dritti verso la conclusione dei lavori. C'erano, come in tutte le amministrazioni, in tutte le maggioranze, ci sono stati momenti di confronto, non sulla visione complessiva. Mi pare che sia uscito in maniera chiara ed inequivocabile che tutti siamo d'accordo all'interno della maggioranza sulle quattro corsie.
Lei si ricorda quando distanza. Era sindaco? Lei si ricorda quando era sindaco? Io mi ricordo che 200 metri, sindaco, i 200 metri di Corso Vittorio Emanuele, certo, si ricorda, mi ricordo, è una passeggiata. Mi ricordo i 200 metri di Corso Vittorio Emanuele, me li ricordo non per problemi interni alla maggioranza, ma perché il centrosinistra articolò tutta una serie di azioni giudiziarie che poi portarono l'inaugurazione di quel progetto a ridosso delle elezioni. E non c'è stato il tempo, come qui invece ci sarà, per poter metabolizzare, comprendere e utilizzare quello spazio cittadino. Qui ci sarà tutto il tempo e io sono sicuro che fra un anno, quando si innescheranno i meccanismi di utilizzo e di funzionamento pieno di quell'asse viario, ci sarà piena comprensione della ratio di questo intervento, che è la stessa ratio del centrosinistra che ci ha preceduto. Un anno di lavori? No, no, non ho detto un anno di lavori, parlavo della percorrenza a pieno regime da parte dei mezzi pubblici. I lavori termineranno a breve, continuano i lavori di asfalto, continuano i lavori di segnaletica, il sindaco ha valutato e sta valutando i tempi di realizzazione, ma non mi pare, caro Piero, che nessuno abbia messo in discussione all'interno della maggioranza la filosofia di questo progetto a quattro corsie. Nessuno lo ha fatto. No, io ero presente nella riunione di maggioranza in cui tutti si è deciso tutti concordemente di andare avanti su questo progetto. La questione è se ci sono tanto tempi necessari. Questo te l'ho detto, tanto il filobus non passerà, filobus, siamo i parcheggi, detto dalla Lega e da Fratelli d'Italia. La Lega ha detto attendiamo la realizzazione di alcuni stalli di sosta, dopodiché nessuno ha messo in discussione la filosofia progettuale. Quindi cambiamo il progetto. No, non cambia nessun progetto. Una di quelle due corsie viene utilizzata per i parcheggi. Non come succede quando progetto. Si mettono i parcheggi sulla strada parco. Volevo dire anche un'altra cosa, per quanto riguarda le ciclovie, sappiamo benissimo anche che all'interno delle misure che vengono adottate per quanto riguarda la mobilità ciclabile, nulla osta che in futuro si possa anche, una volta adattatisi a questo progetto e adattatisi alla nuova mobilità in via Marconi, anche immaginare comunque anche un percorso di coesistenza, di aggregazione anche all'interno delle corsie esistenti, che possa un domani anche essere non riservato, ma vedere la coesistenza anche di eventuali corsie ciclabili non riservate, ma coesistenti con la mobilità veicolare. Quindi ovviamente veicolare ci dobbiamo arrivare, non riservata, ma all'interno della mobilità veicolare, come accade in tutte le città europee, in cui c'è ormai non più la separazione in alcune città europee, ma proprio la cultura della coesistenza tra mobilità sostenibile e mobilità veicolare. Ed è un concetto a cui ci dovremo abituare anche rallentando la velocità, non dei mezzi commerciali che avranno la loro velocità che consentirà di essere appetibili commercialmente, ma quella veicolare che in tutta Europa andrà verso i 30 km orari, altra polemica che è stata fatta in passato anche dal PD. Ma si va in questa direzione in tutta Europa, nelle città, la velocità massima sarà di 30. Però tutti alla base di quello. Non sei informato e non sei aggiornato, non è proprio così. Infatti, avrai qualche notizia proprio tra qualche giorno che non è proprio così. Bene, allora ne riparleremo sicuramente, ingegnere. Noi aspettiamo fiduciosi, così come lei, che si chiuda questa partita in un senso o nell'altro, che ci sia qualche certezza in più. Nel frattempo abbiamo, penso, sviscerato un po' tutti gli aspetti politici e tecnici di questo progetto, che fa discutere, continuerà a far discutere, così come continua a far discutere la strada parco, tema al quale probabilmente in futuro ci riaggiorneremo, dedicheremo un'altra trasmissione aggiornandoci su ciò che accadrà. Bene, grazie a tutti voi per aver partecipato, grazie ai nostri telespettatori, buonasera, noi torniamo venerdì prossimo alla buonasera. Stessa ora, arrivederci. Buonasera.